Ma sono contento perché era da un po' che mi mancava il gol e poi ha portato 3 punti, quindi quella è la cosa più importante. E sì, poi sotto la curva contro la mia ex squadra a cui sono molto molto legato. C'è stato e ci sarà sempre un rapporto reciproco di stima e affetto perché siamo stati veramente bene per 3 anni, però adesso mi mancava il gol e quindi ci mancava la vittoria, quindi sono contento. Ma io sono sereno, è normale che il mister fa le sue valutazioni, nessuno è contento di stare fuori, però fa parte del gioco. In questo momento sto giocando meno, se mi dà la possibilità di entrare cerco di mettere in difficoltà come oggi. Poi le scelte non le faccio io cerco davvero con tutto me stesso di dare il meglio per questa squadra e per me stesso. Sul 4-1 abbiamo, non lo so, fatto qualche errorino di troppo e poi le partite sono così, psicologicamente fai un gol e la squadra di casa si carica un po' e poi ne fa un altro e quindi ti mette in difficoltà. Dovevamo essere un pochino più furbi, più maliziosi in alcuni momenti, secondo me gestire meglio la palla, abbiamo preso dei gol evitabili perché fondamentalmente facevano questo giro palla ma non è che ci avessero messo così in difficoltà. Rimane la cosa positiva, insomma, di aver portato a casa 3 punti pesanti. No, Raffa ha messo davvero una grandissima palla. Io ci ho creduto, però gran merito va a Raffa perché è davvero cross veramente bello. È un segnale per dire Antenucci c'è sempre, quindi anche quando sembra fuori dai radar, risponde presente. Ma sì, io ci sono sempre stato, ci sarò sempre, fino a quando scadrà il contratto con il Bari. Darò davvero il 100% di me stesso. Poi ripeto, rispetterò tutte le scelte che farà il mister, però io mi alleno con la stessa voglia, con la stessa grinta di prima, assolutamente. Ecco, questo contratto in scadenza a giugno in qualche modo ti dà dei pensieri o al momento sei ancora concentrato sull'attualità, sul presente, Mirko? No, 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 assolutamente. Sono concentratissimo sul presente. Poi quello che verrà dopo ne discuteremo se ci sarà voglia di discutere, ma io sono molto concentrato sul presente, Ci onestamente. sono due partite a San Nicola, bisognerebbe ritornare a far sì che San Nicola diventi il nostro fortino, perché sappiamo, tu sai benissimo l'esperienza, Sì. fuori casa è pure la mentalità, poi in casa sappiamo che queste due partite possono dare un segnale importante anche in previsione futura. Sì, forse l'unico difetto di questa stagione forse può essere questo qua, che in casa raccogliamo un pochino meno. E adesso abbiamo due grandi occasioni con due squadre diverse. Sappiamo che tutte le partite sono difficili, però dobbiamo iniziare a sfruttare meglio il fattore campo, sì. Mirko, ti chiedo anche un giudizio sul nuovo arrivato in attacco, Sebastiano Esposito che è andato subito in gol. Che impressione hai avuto? Ma positiva, si è messo subito a disposizione, si è integrato, ha fatto gol, quindi anche per lui diciamo un bel segnale per iniziare meglio, sai, per gli attaccanti voglio dire il gol è importante. Ma siamo contenti di tutti i ragazzi che sono arrivati, davvero, si sono messi a disposizione in un gruppo che già era sano prima, adesso lo è ancora di più, quindi siamo davvero tranquilli. Grazie mille.